Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, oggi è arrivato quel giorno in cui finalmente abbiamo concluso anche Leviathan EX 2. Sono abbastanza euforico perché è stato un combattimento molto particolare. Le fasi sono, diciamo, articolate in modo particolare. Scusate il gioco di parole tutto strano, ma dovete capire che praticamente questi combattimenti hanno dei threshold. È un po' come su Opera Omnia, dove appunto i nemici ogni tot vita levata o comunque ogni tot vita rimasta fanno determinate cose. Quindi bisogna fare molta attenzione nel riuscire o a skippare determinate fasi e andare direttamente a quella successiva, perché se così non si riesce a fare, purtroppo si rischia di subire attacchi in continuazione, proprio perché tutti i threshold praticamente degli HP scattano e di conseguenza vi ritrovate come me, che ho provato e riprovato tante volte, dove subivo praticamente colpi di fila di Leviathan perché facevo scattare i threshold e non facevo però talmente danno, cioè comunque non facevo abbastanza danno per andare alla fase successiva. E quindi di conseguenza mi beccavo tutte le fasi precedenti e non potevo counterare, perché non riuscivo letteralmente a stare dietro. Oggi invece vi porto il mio team che mi ha permesso di risolvere questa situazione. Ho visto anche alcuni suggerimenti dalla chat o comunque dai commenti e ne ho sfruttato uno in particolare, che adesso vi mostrerò e che vi farò vedere. Per quanto riguarda il team, in questo caso sono andato con doppio DPS e un Red, che in questo caso è ancora a livello 70, perché non l'ho livellato, non ci ho sbatti di livellarlo, però affiancato comunque da Zac e Cloud, doppio Arcanum Tuono, che comunque sia riescono a darmi una grossissima mano. Per quanto riguarda ovviamente il setup, come potete vedere è praticamente lo stesso che ho utilizzato anche per la EX1, solo che qui ho necessariamente usato Red perché con Matt non riesco ad abbassare sufficientemente e dico anche abbastanza velocemente la barra della resistenza a tuono, mentre invece qui è fondamentale riuscire a diciamo a ridurla ed eliminarla il prima possibile. Quindi Cloud, come sempre, ovviamente DPS tuono, Murasame come arma principale, Bandage Sword come secondaria per la difesa magica, Red invece Platinum Collar per il regen e Seaside Collar invece per la riduzione del tuono, e Zac invece con la Glavenus, scusatemi, non con, sì, era la Glavenus la sua, non mi ricordo, no, la Zinogre, giusto, perché lui è tuono, la Zinogre Blade con ovviamente costume Arcanum e la Twinkling Star come arma secondaria per ridurre l'attacco magico. Per quanto riguarda invece le sub weapon, ovviamente sono andato, come potete notare, molto aggressivo. Ho aumentato gli HP a discapito della difesa magica in questo setup per riuscire ad essere il più offensivo possibile. È un po' un azzardo in realtà, perché ovviamente bisogna saper calibrare bene il regen, gli attacchi, eccetera eccetera, però ho preferito aumentare gli HP, subire magari un po' più di danno a discapito della difesa magica. Perché questo? Perché quando si subiscono più danni le limit si ricaricano più in fretta, quindi io, subendo comunque un po' più di danno da Leviathan con gli attacchi, quelli AOE, mi permettevano di ricaricare più in fretta la limit e di conseguenza aumentare il mio loop praticamente per mantenere la situazione stabile, perché appunto poi quando commenteremo la run vi spiegherò cosa faccio e il perché soprattutto lo faccio. Cloud, che come potete notare vado praticamente sui 5000 d'attacco, che è la statistica principale che dovete guardare, e tutte materie ovviamente che mi servono solo ed esclusivamente per pompare l'attacco. Come sub weapon ho scelto praticamente tutte armi che mi potenziassero l'attacco fisico e l'abilità fisica. Questo perché? Perché ovviamente raggiungendo il cap comunque di attacco fisico, di gran lunga superato tra l'altro, e avendo comunque un busto tuono di livello 5 che è comunque accettabile, ho pompato il boost ability fisico,
perché giustamente le mie abilità essendo fisiche, una volta raggiunto il cap di attacco fisico, vado giù con i danni che si possono fare tramite appunto le mie abilità fisiche. E quindi di conseguenza sono riuscito ad ottenere un buon risultato. Quindi Ceremonial Blade, che mi aumenta attacco e abilità fisica, la Glavenus Sword nuova di Cloud che mi aumenta HP e abilità fisica, e poi anche la, l'arma di Lucia, la Mad Minute, che mi aumenta sempre HP e abilità fisica. Quindi come potete notare il mio boost tuono deriva solo dalla Murasame quasi maxata, Overboost 9, che mi porta direttamente al livello 5, e quindi io resto così senza toccare altro. Per quanto riguarda Red, invece, è il personaggio che ho scelto, tra virgolette, come tank, perché come potete notare è più basso come HP, ma paradossalmente è anche più basso come difesa magica. Diciamo che la situazione di Red è un po' particolare. Se si riesce a non subire troppi danni, si può tranquillamente sfruttare il regen per recuperare piano piano gli HP e quindi di conseguenza curarsi anche con poco. E ovviamente poi vedrete meglio vedrete meglio appunto qual è stata la mia strategia. Piccola chicca, Red è al 70, quindi non è neanche avanzato, perché ovviamente a livello 80 avrei sicuramente molte più stats, molte più statistiche, e invece mi ritrovo con il Red all'80, al 70, scusatemi. Skin free to play che mi aumenta in questo caso healing e difesa fisica, che non mi servono a nulla tranne l'healing, che va bene per il regen, va bene per tutto, e poi platinum collar per il regen e seaside collar per la riduzione tuono. Tutte materie che mi aumentano gli HP, una cura centrale che mi serve per curare appunto chi viene colpito, in questo caso Red, dal laserone d'acqua del nostro Leviathan, e poi limit, ovviamente tutte quante, sia Cloud, sia Zac che Red, tutte limit veloci per essere caricate subito. Nelle sub-weapon invece c'è un piccolo twist che comunque ho ricevuto tramite commenti e che ho voluto effettivamente sfruttare, perché notavo che durante le mie run avevo quel piccolo pezzetto di danno che comunque non riuscivo a fare e che invece tramite questa strategia riuscivo tranquillamente a fare. Quindi è ovvio che io comunque ascolto i consigli, però vi dico anche che se date dei consigli non omettete particolari che effettivamente possono triggerare, perché se mi omettete determinate cose io poi non capisco come si riescano ad ottenere determinati risultati e quindi mi triggerò. Però nel momento in cui poi capisco effettivamente cosa succede, ci sta. Quindi in questo caso Red invece equipaggiato con la staffa di Ramu, che mi consente di avere resistenza acqua e HP aumentati, la spada, la Streamblade di Cloud, che dà attacco fisico a tutti in modo tale da pompare ancora di più i miei danni sia con Cloud che con Zac, e poi infine il 4 point Shuriken che mi aumenta HP e durata del buff o buff debuff che vado a infliggere. La durata ovviamente del buff debuff è molto importante, proprio perché mi consente di mantenere più a lungo il debuff e fare altro con Red mentre appunto sto cercando di fare danno. Quindi la mia resistenza acqua, nonostante abbia una bassa difesa magica, vi posso dire che mi ha aiutato parecchio. Quindi se non avete la difesa magica potete optare per la difesa elementale e quindi riuscire bene o male a tankare anche piuttosto bene. Per quanto riguarda Zac invece è il secondo DPS, che in questo caso riduce sia l'attacco magico ma al tempo stesso fa anche danni di tipo elettrico, che ovviamente riesce a fare dei bei danni quando full HP o con HP superiore al 70. Nel momento in cui Zac un pochettino scende a causa dei vari danni che si subiscono durante la battaglia, un pochettino inizia a rendere meno, e quindi fortunatamente Cloud copre un pochettino anche la mancanza di Zac, perché Zac è fortissimo, Zac è incredibilmente buono con un arma overboost addirittura di livello 2 che pareggia in potenza l'overboost di livello 9 fondamentalmente di Cloud. Però ricordiamoci che Zac ha il brutto difetto di non poter subire danni, perché altrimenti perde il moltiplicatore 1.2 che gli permette di fare comunque molti più danni rispetto al normale. Anche lui tutte materie che mi servono per incrementare le stats, e come sub weapon invece, come potete notare, sono andato dritto per pompare il mio attacco fisico. Quindi
Broadaxis di Matt, che mi dà attacco fisico e tuono, molto buona. L'arma di Lucia, il Thunderbird, che mi dà HP e boost tuono. E infine ho messo dei motor drive, semplicemente perché altrimenti non avrei raggiunto il cap di attacco fisico. Quindi anche lui, attacco fisico al 7, boost lightning al 5 e però boost ability fisica al 3, quindi un po' più bassina. La cosa bella in realtà è che, come potete vedere, Red, grazie alla spada di Cloud, mi dà un ulteriore boost di attacco fisico livello 3, quindi 40 di attacco più 14%, che vi posso assicurare non è poco, e infatti mi ha permesso comunque di avere delle buone statistiche. Detto questo, questo era il mio setup. Se potete copiarlo, comunque riuscirete prima o poi a copiare una roba del genere, io ve lo auguro. Detto ciò, vi lascio alla run commentata, che appunto commenterò, di Leviathan, per spiegarvi passo passo quello che ho fatto. Noi come sempre ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Allora, eccoci qui, run di Leviathan EX2. Allora, cominciamo subito col dire che Leviathan è un pezzo di merda, quindi già partiamo da questo presupposto. La cosa che bisogna sottolineare è che comunque bisogna giocare con una strategia, quindi guardate che appunto con Red vado subito ad abbassare la resistenza magica, la resistenza tuono. Con Cloud utilizzo invece subito Sanctuary per aumentare la difesa magica, e con Zac invece abbasso l'attacco magico. Come potete notare, io adesso il buff di Cloud, che mi ha dato 3 livelli di difesa magica, sono già praticamente spariti, perché Leviathan mette subito il debuff di meno 3, e quel debuff di meno 3 voi non dovete assolutamente prenderlo, perché se no è una tragedia. Una volta fatto questo, abbiamo praticamente 3 secondi dove possiamo fare danno e praticamente ridurre al minimo o comunque eliminare la barra di Milestorm di Leviathan. Quindi abbassiamo ancora la resistenza tuono e cominciamo a fare danni con Cloud e con Zac a ripetizione. Con Red abbassiamo ancora la resistenza, prendiamo il danno in faccia, 3000 di HP, che non sono tantissimi ma non sono neanche pochi, ma noi non possiamo mollare, dobbiamo continuare ad attaccare sempre con tutti i personaggi, perché esattamente dobbiamo ricaricare le limit. Quindi qua abbiamo caricato la limit, iniziamo a giocare con le limit per cancellare le animazioni di Leviathan, e quindi come potete vedere piano piano iniziamo a fare dei danni, e abbiamo già comunque tolto un bel po' di HP. Qui prendiamo un altro danno in faccia, cercando ovviamente di sfruttare ancora il tempo, visto che c'è un secondo prima che lui possa ricaricare, quindi notate come io in realtà stia sfruttando questa situazione. Cura al volo per Red per evitare di rincorrere le cure, e qui invece adesso cominciamo con altri danni prima di passare alla fase difensiva. Altra cura per Red, veloce, con Cloud innalziamo la difesa magica, con Zac invece abbassiamo l'attacco magico, e con Red, se riuscite, date già subito la debolezza tuono per la fase successiva. Qui ho fatto un perfect start, qui mi è andato veramente tutto bene, neanche io ci potevo credere che ero riuscito a incastrare tutto così bene, e infatti adesso, dopo aver praticamente subito l'attacco, incomincia la fase dove possiamo sfruttare, se fatta bene, un numero incredibile di danni. Quindi limit per cancellare le animazioni di Leviathan e impedire comunque di passare alla fase successiva, e con Zac e Cloud cominciamo a fare danni come se non ci fosse un domani. Con Red rinnoviamo sempre la resistenza down del tuono, e come potete vedere, nel momento in cui Leviathan inizia l'animazione, noi
la cancelliamo con la limit. Il consiglio che vi posso dare è quello di aspettare il momento in cui si forma il tornado al centro. Ora, se riesco ve lo catturo, ecco qua. Nel momento in cui si forma questo primo tornado al centro, è il momento ideale per fare la vostra limit, perché se aspettate troppo tempo e l'attacco vi colpisce, quindi il danno viene visualizzato a schermo, l'animazione non può essere più cancellata. Quindi fate molta attenzione se utilizzate questo trucchetto, perché dovete essere molto 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 precisi. Lo so, è una battaglia molto precisa, molto tecnica, non tutti magari possono starci dietro, ma è giusto che comunque io vi fornisca più suggerimenti o comunque più consigli possibili. Qui ovviamente non abbiamo più le limit, quindi siamo costretti a subire il danno. Qui prendo un attacco perché appunto è scattato il threshold e quindi di conseguenza mi sono dovuto beccare quel danno in faccia. Qui fate attenzione quando switchate tra attacco e difesa, perché anche in manuale, se switchate la difesa e i vostri personaggi hanno le barre a TB piene, faranno tutte le tecniche difensive. Quindi Cloud alza la barriera magica, Zac abbassa l'attacco magico, e noi questa cosa non la possiamo fare. Dobbiamo assolutamente rompere i sigilli, quindi sfruttare la sinergia del sigillo triangolare con la Murasame di Cloud e quella X di Zac, facendo il più possibile break di sigilli. Anche con Red do una mano perché sono rimasto indietro con il sigillo X, e come potete notare, ogni qualvolta il nostro Leviathan vuole attaccare e vuole fare appunto l'attacco AOE, noi appena abbiamo la limit carica, boom, la sfruttiamo, cancelliamo l'animazione e guadagniamo secondi preziosi per breccare più sigilli. Quindi ancora una volta attacco e va Red con la limit. Tra l'altro la limit di Red è anche comoda perché in questo caso abbassa l'attacco magico, quindi ci consente di subire meno danni. Qui invece vado dritto di un bel regen, giusto per potermi parare, essendo che appunto non ho più summon o comunque non ho più limit da sfruttare, e qui continuo ad aspettare, continuo a temporeggiare, perché la cosa importante da fare, vi ricordo, è non utilizzare la difesa quando i vostri DPS hanno la barra TB piena, perché veramente vi sputtanate la run. Qui abbiamo nuovamente le limit di Cloud e Zac, quindi le sfruttiamo ancora una volta. I sigilli ormai sono praticamente a terra, quindi ormai siamo in dirittura d'arrivo, come si suol dire, per poterlo breccare. Quindi con Red do ancora una mano, perché come potete notare abbiamo un solo sigillo che deve essere breccato. Speravo di breccarlo prima per conservarmi la summon, per conservarmi la limit. Purtroppo non è stato così e quindi ho sfruttato la situazione. Qui nel momento in cui breccate, fate attenzione, switchate subito su Zac, perché Zac potrebbe fare l'attacco per indebolire la difesa e anche per indebolire l'attacco magico. A noi non serve per ora, quindi switchate subito e imponetegli di fare l'attacco tuono. Quindi cercate di fare danni come se non ci fosse un domani. Qui aspetto un secondo perché praticamente a breve Leviathan, ecco qua, mi fa l'attacco. Invece siamo riusciti a passare la fase, quindi come vi ho detto prima sono riuscito a bypassare la fase dell'attacco e ha iniziato a caricare subito la sua barra di Milestorm per la seconda fase. Quindi qui è molto importante, approfittiamone, cerchiamo di abbassarne il più possibile. Come potete vedere sono riuscito anche a ricaricare delle limit e questa giocata mi è stata utilissima, perché ha prolungato la possibilità di fare danno ed eliminare la barra di Milestorm prima della fase a sigilli. Quindi mi sono praticamente portato avanti di un botto, letteralmente di un botto. Qui ancora con Cloud e Zac faccio danni, ancora animazione che andiamo a cancellare con la limit di Zac. Quindi veramente questa run mi si sono praticamente allineati i pianeti, perché veramente sono riuscito a fare tutte le cose che in realtà non stavo facendo durante tutti gli altri tentativi che ho provato praticamente di sera. Qui adesso invece fase a sigilli, un regen che comunque mi consente di gestire bene gli HP. Leviathan entra già in HP rossi, qui purtroppo un pochettino devo difendere perché non ho limit da sfruttare.
I sigilli qua sono molto meno, quindi è un po' più facile questa fase rispetto a quella iniziale, perché appunto possiamo breccare più in fretta. Qui stiamo accumulando altre limit. Come potete vedere, appena Leviathan inizia ad attaccare, noi lo stoppiamo con le limit. Dovete fare così, ragazzi, se volete sopravvivere a questo scontro. Purtroppo è così, perché il gioco da un lato è infame, che vi propone queste sfide un po' infami, e quindi dobbiamo essere infami anche noi. Come potete notare, mancano soltanto due sigilli, abbiamo tutto il tempo a disposizione per riuscire a breccarlo, quindi non abbiamo fretta, non c'è nessun problema. Anche qui subito resistenza down, tuono per quanto riguarda Leviathan. Con gli altri DPS cominciamo a fare danni come se non ci fosse un domani. Zac adesso incomincia a fare un po' più di danni perché sta recuperando gli HP, e qui come potete notare ho la limit di Red pronta per interrompere l'altra animazione di Leviathan. Eccola qua, animazione di Leviathan, che questa nella fase finale è infamissima, ragazzi. Se non riuscite a shottarlo, o comunque se non riuscite a proteggervi in tempo, potreste fallire nel giro veramente di un secondo. Quindi nel momento in cui siete nella parte più importante, più delicata della battaglia, non dovete distrarvi. Questo attacco di Leviathan, il Gyre's Plume, praticamente è lo stesso attacco che vi fa all'inizio della battaglia. È un attacco che riduce la difesa magica. Qui però dovete fare attenzione, perché se Leviathan riesce a ridurvi la difesa magica, pompa il suo attacco magico e vi inizia a shottare a uno, innalzando le sue difese e quindi non riuscendo più a subire danni. Quindi qui è molto importante, se non avete nessuna limit a disposizione, con Cloud o con il vostro protettore magico, alzare subito la difesa magica per impattare l'attacco che vi leverà la difesa magica, e poi rinnovare nuovamente la difesa magica per resistere agli attacchi di Leviathan e passare alla fase a sigilli. Io questa fase, come potete notare, sto cercando di ritardarla il più possibile grazie al giochetto delle limit e grazie anche al giochetto di poter fare subito danni e quindi andare in vantaggio fondamentalmente. Infatti, come potete notare, qui sto facendo praticamente danni più che posso. Qui con Cloud cerco di andare subito in difesa. Sto per subire l'attacco. Avete notato che Leviathan, nel momento in cui vi riduce la difesa, fa partire subito l'attacco. Quindi lo blocco con la limite di Zac, che fortunatamente si carica in tempo. Avevo paura che non riuscissi a caricare l'attacco di Zac, ma fortunatamente ci sono riuscito. Cloud dà il colpo finale e quindi riusciamo a buttare giù il capitone maledetto, che mi ha dato veramente filo da torcere, lo ammetto, mi ha dato parecchio filo da torcere, però ci siamo riusciti, nessun KO tra l'altro, quindi questa è una cosa di cui vado molto molto orgoglioso, a differenza di altre run dove appunto ho avuto dei KO. Qui invece nessun KO, siamo riusciti a mantenere tutti vivi, però vi posso dire che nel momento in cui Leviathan inizia ad attaccare singolarmente dopo la riduzione di difesa, è finita, cioè non riuscite a sopravvivere perché vi farà due attacchi di fila. Quindi io ripeto, qui sono riuscito veramente a far allineare i pianeti, perché anche Zac mi ha praticamente recuperato la limit alla fine per stoppare questo attacco di Leviathan, guadagnare quei secondi preziosi e far fare a Cloud l'attacco finale, ma altrimenti avrei perso, ve lo dico tranquillamente, avrei perso. Quindi questo era Leviathan EX2. Una battaglia molto particolare, me ne rendo conto, è una battaglia che comunque bisogna affrontare con una concentrazione massima, non si possono fare errori, bisogna essere veramente concentrati e bisogna sfruttare al meglio tutto quello che si ha. Capisco che i setup magari possano essere proibitivi, però piano piano, se riuscirete ad accumulare le armi giuste, potrete tranquillamente recuperare il contenuto. Vi ricordo che questo è un contenuto permanente, quindi non c'è fretta, non c'è premura, fatelo quando ne sarete sicuri. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!